La scienza è una grande risorsa per costruire la pace. Con un messaggio di Papa Francesco si è aperto il meeting Scienza per la Pace, organizzato dalla Diocesi di Teramo d'Atri e dall'Università, che vede protagonisti tutti i centri di ricerca regionali e tutte le università abruzzesi, insieme a grandi scienziati di fama internazionale, come il fisico Antonino Zichichi, al quale è stato conferito l'ordine di Guido II degli Aprutini, la massima onorificenza dell'Ateneo. Presente anche il ministro Maria Cristina Messa. Il Papa ha parlato della scienza come grande risorsa per la pace. Desidero esprimere la mia gratitudine agli organizzatori del meeting La Scienza per la Pace, in occasione del Giubileo di San Gabriele, il cui santuario si colloca alle pendici del Gran Sasso, sede dei Laboratori Nazionali di Fisica Nucleare. Saluto le autorità accademiche e scientifiche, gli ospiti delle istituzioni nazionali ed europee e tutti gli uomini e le donne impegnati nella ricerca scientifica. E sono felice che a promuovere tale incontro sia proprio la comunità diocesana di Teramo, che testimonia così che non può e non deve esistere contrapposizione tra la fede e la scienza. Il vescovo Lorenzo Leuzzi ha ricordato l'importanza della Due Giorni, che pone Teramo e San Gabriele al centro della ricerca mondiale. Sì, credo che sia un momento importante anche non solo per la nostra diocesi, per il nostro territorio, ma anche per l'Italia, perché in questo momento di ripartenza vedere che la disponibilità di tanti ricercatori, di tanti uomini e donne impegnati quotidianamente, tante volte neanche riconosciuto, diciamolo pure, non soltanto dal punto di vista del riconoscimento retributivo, ma anche piuttosto del riconoscimento culturale del loro ruolo. Ecco, credo che sia davvero una grande occasione per rilanciare la missione e vocazione dello scienziato, perché oggi abbiamo davvero bisogno di una nuova presenza della ricerca scientifica per poter affrontare le difficoltà e le sfide che la società contemporanea pone davanti a noi. Per cui credo che sia davvero una grande occasione di comunione, di condivisione e anche di riflessione personale, perché poi avremo il Giubileo degli Scienziati, che vorrei essere anche un'occasione per poter comprendere come l'esperienza della fede cristiana è un grande incentivo, un grande incoraggiamento nell'impegno della ricerca.